a te, a tutti i ciao e benvenuti Reggio Green in questo nuovissimo episodio su The Wardrobe. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua, tornati dopo che la volta scorsa ragazzi avevamo scoperto con il nostro immenso rammarico che hanno buttato la nostra bara dentro la discarica. Un tizio per fortuna ragazzi ci ha visti ma ha pensato che stessimo indossando un costume di Halloween, perché a quanto pare è Halloween. Per cui da questo punto di vista siamo stati fortunatissimi. Io sono convintissima ragazzi che questo luogo è tipo strabordante di easter egg che magari nemmeno conosco. Qua appunto c'è King Kong, qua avevo visto già la volta scorsa Terminator, qua ci sono i famosi dali tipo quelli, sapete, di stoffa che si appendono al lato. Ah, qua c'è Cusco delle foglie dell'imperatore, ragazzi non ci posso credere. Cominciamo a guardarci intorno perché ci hanno lasciato soltanto la dentiera, il megafono e la pirite, per cui dobbiamo trovare il modo ragazzi di portare giù il nostro armadio effettivamente. Per cui King Kong dice, che fuma una pipa seduto trionfalmente sopra Godzilla, vero, presumibilmente da lui stesso sconfitto, e con un Death Note tra le mani. Vabbè ragazzi, come la può non essere pazzesco? La montata di epicità di questo carro, infatti, allegorico è impossibile. Ah, è un carro allegorico, sono tipo i carri quelli di carnevale. Vorrei renderti omaggio battendomi il petto ma non uscirebbe più una sonata di xilofono. Teche, giustamente. Fantastico, allora, gran cassa, che ci possiamo fare? Qua c'è il logo ovviamente. Ah, i Cynic, li ho già sentiti. Sì, che sono quelli appunto che hanno fatto il gioco. Forse nella mia seconda vita, cioè voglio dire nella terza. Mi sa che non è il caso di prenderla. A scuola ero già una schiappa col flauto, figuriamoci che disastri farei con la batteria. Vabbè dai, è soltanto un tamburo. Preferisco fare un minuto di silenzio in memoria del tuo cervello. Ma quanto può essere cinico, no? Tu sei cinico, altri che quelli della Cynic Production o quello che caspita è. Allora, qua ragazzi c'è una barra tipo fluorescente di plutonio. Direi di guardarla. È incredibile quante cose assurde si possano trovare in una discarica. Eh già, tipo materiale radioattivo, è facilissimo trovarlo, eh. Ah, l'abbiamo preso! Grande, ci portiamo appresso roba radioattiva, che fa insomma, poco importa. Qua c'è il volantino dello Slender, ragazzi! Slenderman! No, Slender, guardate la sua espressione preoccupata, poverino. Possiamo prenderlo? Dovrei prenderlo davvero, così saprei cosa lasciarti sui terci cristalli della macchina. Non sei spiritoso, Skinny! Ah, ora tu vuoi far fuori me? Questo è un capovolgimento di ruoli bello e buono. Chi? Ringrazia che ci sia uno schermo a dividerci. Ah, certo, perché sicuramente saresti capace di farmi del male, giusto? Allora, con che altra? Vediamo le cose con cui possiamo interagire. Qua c'è qualcosa. Pila stilo. Ok, diamo un'occhiata. Nulla di diverso da ciò che sembra, è una pila. Ok, possiamo prenderla. Salumi andati a male. Forse quei salumi fungevano da esca per un pterodattilo, altrimenti tutto questo non ha minimo senso. Ergo è praticamente del preistorico, cioè tipo... Beh, a giudicare dalla puzza il periodo storico non sarebbe direi poi così inverosimile. Direi di sì, che schifo, Dio santissimo, possiamo prenderli? Dopo essere morto per colpa di una prugna, ricrepare per colpa di una fetta di salame avariato mi sembrerebbe eccessivo. Forse hai ragione, direi che forse hai ragione, possiamo interagire? Se il loro scopo è quello di tenere lontani gli intrusi, devo dire che ci riescono benissimo. Sicuramente, Skinny. Ah, qua c'è un'altra pila stilo, infatti qua c'era un altro oggetto con cui interagire, direi di prenderla, visto che ne abbiamo presa già una. La prendiamo, probabilmente ci servirà qualcosa ragazzi se ci permettono di portarla con noi, per cui allora con che altro possiamo interagire? Con i salumi avariati abbiamo interagito, con l'idrante, luogo un po' insolito per un idrante. Ah sì? Stai dicendo possiamo tipo staccarlo? Sì, via? Come no, vorrei proprio vedere ok, te visto posto. Che non hai muscolatura. Che Hulk rachitico, mannaggia, ho saltato il dialogo. Impossibile, vabbè. È bloccato dalla ruggine. Ok, è bloccato. Bisogna... Allora, la cosa ragazzi che mi sono dovuta mettere in testa è che in questo gioco la logica non esiste. Ergo, bisogna associare tutto con tutto, prima di tutto. E seconda cosa, tenere a mente dettagli ragazzi. Quindi in questo caso lui ha detto è bloccato dalla ruggine. È un posto insolito per un idrante, ma è bloccato dalla ruggine. Ergo, teniamolo a mente. Dettaglio da tenere a mente perché probabilmente dovremmo fare qualcosa. Hello McFly, c'è nessuno in casa? Va bene, sì, diciamo di sì. Possiamo interagire anche col gattone, questo della fortuna? La vera fortuna è che ci fosse lui ad attutire la caduta. Meno male. I gatti non smettono mai di darti motivi validi per amarli. Mi sa che quelli della Cynic amano i gatti, credo. Grazie per l'aiuto, adorabile micione.
Ma tu guarda com'è cordiale, fa persino ciao con la zampetta. Sono proprio innamorati dei gatti, mi sa, armadio. Non posso credere che abbiano buttato via il mio armadio. E invece credici, Skinny. E come dovrei fare esattamente, scienziato? Che ne so, io provo una cosa alla cosa. Volta, troviamo prima il modo per farlo scendere qua giù. Ok, quindi prima cosa farlo scendere. Abbiamo interagito con tutto, se non sbaglio, ragazzi. Questa è una gru, possiamo aprirla davvero? Niente da fare, è chiusa. Ah, guarda e credo caso. Di immaginare chi abbia le chiavi. Ah, ce le avrà il custode, il signor custode. Qua c'è la mappa, direi da sembra uno una mappa della zona. Ok. Cavolo, siamo finiti sul mare. Ne ha fatta di strada quel furgone. Alla faccia, possiamo, non so, interagire. Potrebbe farmi parecchio comodo per orientarmi in una città che non conosco. Ok, allora forse possiamo portarla con noi. Ah, eccola lì. Ah, mizzica, ce l'ha messa qui. Ma dai, che cosa fantastica, ragazzi. Guardate quanto è carina la faccina di Skinny sulla mappa. È bellissima. Allora, noi siamo qui. Che praticamente sì, siamo sulla costa. Qua c'è un faro. Quest'altro posto cos'è? Qua c'è un cimitero. Oh mio Dio, bellissimo. Qua c'è una mezza specie di palude. Centro abitato, città. Tipo zona campeggio, probabilmente, non lo so. Va bene, la mappa l'abbiamo presa. E ok, con che altro possiamo interagire? Col cartello che dice keep out. A giudicare cioè, da questo fuori. Cartello sento che sarò il benvenuto. Sicuramente possiamo prenderlo. Il custode non ne sarebbe molto contento. Ok, allora meglio lasciarlo. Tu invece mai una volta che ti levassi dai piedi. Quanto sei gentile. Ma quanto mi vuoi bene, Skinny. Possiamo interagire pure col bidone. Direi di farlo. Non è la prima volta che tenti di farmi rovistare nei rifiuti. Ho capito. Ma che razza di strane perversioni hai. Perversioni. Magari c'è qualcosa di spazzatura, utile. Spazzatura. Scusa, spazzatura. Ehi, aspetta un attimo. Questa pila potrebbe servirmi. Ah, vedi, allora. A quanto pare Babbo Natale è arrivato in anticipo quest'anno. Stai sempre lì a criticarmi, a dirmi non male. Non ho niente che vorrei buttare. Anche se a pensarci bene. Stavi forse parlando di me? Stai parlando con me? Ok, questa cosa è meravigliosa, ragazzi, perché non è mai successo prima in una serie che io possa interagire così col personaggio che sto impersonando, ragazzi, è meraviglioso. Cioè, vi rendete conto che io sto parlando col videogioco, che ovviamente Ren non può sentire, però è meraviglioso l'interazione che ci può essere. Allora, abbiamo interagito con tutto quello con cui si poteva interagire, ragazzi, per cui direi che l'unica cosa che ci rimane da fare è entrare nella capanna del custode. Ehi ragazzino, ti sei svegliato finalmente. Potevi spezzarti l'osso del collo, sai? Questo non è un Luna Park. Cioè, no, allora. Guardiamoci un attimo intorno, ragazzi, e rendiamoci conto di cosa abbiamo di fronte. Allora, qua c'è un pentacolo. Un iperriti tipo malefici, satanici. Qua c'è Chompy, che sarà un riferimento a qualcosa che io non conosco. Qua ci abbiamo grosso così, ragazzi, il Burdega di Crash Bandicoot, cosa meravigliosa. Ovviamente il custode è seduto sopra quello che dovrebbe essere un riferimento al trono di Game of Thrones. Anche se io non ho guardato la serie, conosco, ragazzi, quel trono, perché chi è che non lo conosce. Qua c'era Mandragora, ovviamente in chiarissimo riferimento alle piante, quelle che strillano in Harry Potter. Qua, ragazzi, c'è il cappello del mago di fantasia. Non so se avete mai visto quel meraviglioso lungometraggio animato musicale Disney. No! Avevo capito il riferimento, ma ci ho dovuto mettere la mano sopra per capire che appunto è il diario di Tom Riddle, ragazzi, con tanto di dente di basilisco impiccato dentro. Cioè, come non possiamo non alzare le mani di fronte a questa cosa geniale, ragazzi. Questo gioco è una genialata, va bene? Allora, qua possiamo interagire con 3000 cose, attenzione. Allora, prima di tutto col ritratto. Dimmsdale ha indubbiamente la miglior mascotte al mondo. Non ho la minima idea di chi sia, ragazzi. Chompy Chompy delle mie brame, chi è il più bello del reame? Sicuramente tu, Skinny. A parte te, ovviamente. Peccato non ti possa rispondere. Davvero, allora qua abbiamo Aku Aku, ovviamente. Dannazione Naughty Dog, volete decidervi a sviluppare un l'han nuovo Crash Bandicoot? L'han già fatto! No, le remastered non valgono. Oddio, come facevo a saperlo? No, vabbè raga, io di nuovo alzo le mani perché non ci posso credere. Burdga, Sandukan. L'ha chiamato come lo chiamo io, gli adoro. Sì, insomma, allora, potevi essere un po' più chiaro anche tu, eh? No ragazzi, la prima cosa che ha detto è stato Burdega, non ci posso credere. No, ci sono troppo esaltata con sto gioco, ragazzi. Quella voce stridula mi fa accapponare la pelle, le ossa. Non sì. Però cambio, pianto ancora più forte. No, no, per carità. No, no, no.
Cosa c'è che non va? Vorrei vedere se strappassero a te la terra sotto le radici. Poverina. Tecnicamente mi hanno strappato la vita dal corpo, ma non ho fatto mica tutto questo casino. Ok, non possiamo fare nient'altro con la mandragora. Dopodiché qui ci sono le chiavi, ragazzi. Devono essere le chiavi della gru. Esatto, la gru potrebbe servirci. Allora però, visto che ce le ha attaccate così gelosamente i pantaloni, probabilmente se dovessi provare a prenderle... Ehi tu, okay, cosa credi di fare? Niente, sto assolutamente tranquillo. Allora, interagiamo prima con queste altre cose, ragazzi. Avrei voluto vedere come te la saresti cavata se questo Horcrux fosse stato un Nokia 3310. Caro il mio Potter. Oh, dai, che hai imitato pure la voce di Pitone alla fine, ragazzi. Io flippo, va bene, lo dico in spagnolo. Yo flippo. Questo pure sarà un riferimento a qualcosa che non conosco. Papillon spruzza acqua. I clown e la loro simpatia dilagante. Certo, possiamo prenderlo? Che caspita? E il pentacolo? Da quel che so potrebbe essere usato per evocare demoni, esatto, o persino, esatto, per riti satanici. Sai bene. Spero Skinny di non sbagliarmi. No, non ti sbagli, purtroppo. Da quel che so, possiamo interagire? Basta chiedermi di raccogliere cose superflue, il tempo è denaro. Va bene. Non ne so molto di pratiche esoteriche. Ok, quindi per adesso perlomeno non ci vuoi serve. Vuoi davvero farmi parlare con un simbolo dipinto a terra? Che ne so, Skinny! Quando attraversi la strada chiedi forse il permesso alle strisce pedonali? Le provo tutte, che ne so, cocktail. Voglio sperare che quella sia sangria. Ah, a sto punto non lo so. Togliere l'alcol ad un uomo adulto? Io ucciderei persino per una merendina. Addirittura, vabbè, pericoloso. È vero che il problema herpes è ormai scongiurato alla radice, ma comunque non mi va di bere dalla cannuccia di un estraneo. Beh, come darti torto? Come va, fratello? Ok, pensavo... Ho l'impressione di non stare simpatico ai miei simili. Ok, al teschio, io pensavo rispondesse sinceramente. Allora, io non credo ci rimanga altro con cui interagire se non il custode, ragazzi, che si sta scaccolando beatamente. Meglio non combinare disastri qui intorno. Ok. Ma con chi diamine stai parlando? Con il giocatore dall'altra parte dello schermo, signore. Salve, signore! Giocatore? Schermo? Quella caduta deve essere stata più grave del No, previsto. No, guardi che ha ragione, sta parlando proprio con me. Vabbè, parliamo con lui, ragazzi. Vediamo un po' che cosa riusciamo a risolvere. Come sono arrivato qui? Come sono arrivato qui, di preciso? E io cosa diamine dovrei saperne? Che ne so? No, intendevo dire, chi ha portato qui quell'armadio viola? Armadio? Credevo fosse una bara. Sono venuti due tipi di una compagnia di traslochi con un furgone carico di vecchie cianfrusaglie. Okay. Vecchie cianfrusaglie? Ok, ho bisogno di quell'armadio. Non vivo in mezzo alla spazzatura per divertimento. Se vuoi qualcosa, che devi pagare. Pago? Ma io non ho un soldo. Quanto vuoi esattamente? Ho delle pile. Facciamo così. In via del tutto eccezionale, se mi paghi le spese della gru, è tutto tuo. Sarebbe a dire? E se usassi io la gru senza far scomodare te? E se io usassi questi scarponi per prendere te a calci? Oh, Gesù. Niente, ha detto devi pagare le spese della gru. Con che minchia te pago? Grazie per avermi soccorso, non è che ha fatto chissà che, eh? Grazie per avermi soccorso. Ah, non fraintendermi. Della tua salute non mi importa affatto. Volevo solo essere sicuro di non ritrovarmi con un marmocchio stecchito fra i piedi. Allora non dovresti proprio rivolgermi la parola. Hai detto qualcosa? Lascia stare farneticazioni post-trauma. Ah, ok. Siamo ancora sotto shock. Vedo che ami la magia nera. Sei una specie di stregone. Beh, se si mette non quel cappello. Non mi piace quel tono. La magia nera non è una cosa frivola o insulsa. È una vera e propria arte. Certo, okay. Non l'ho pensato neppure per un momento. E il cappello a punta con le stelline lo metti mai? Dovrebbe. Alle feste di compleanno. Ah, ok. In ogni caso, amante di riti satanici, che meraviglia. Certo che sei proprio alto. Certo che sei proprio alto. Mio nonno mi metteva gli steroidi negli omogenizzati quando ero piccolo. What? Ok, ho proprio detto una stupidaggine stavolta. Guarda che parlavo sul serio. Oh mio Dio. Va bene, non abbiamo altro dialogo da fare, per cui meglio andare. Meglio che vada, ci si vede in giro. Vedi di non combinare altri danni. Sì, stia tranquillo, signore. Allora, il punto, ragazzi, è che non so se possiamo interagire con qualcosa. Dubito che possa funzionare.
Ok, quindi non funge da fertilizzante. Le bile qua non possiamo usarle da nessuna parte, questo mi pare ovvio. Il papillon possiamo darla al tipo. Usare tutto con tutto non funzionerà in questa avventura. Va bene, mi sembrava l'unico metodo, insomma. Vabbè, allora, prima di incominciare a interagire con cose a caso, direi di fare a dare uno sguardo anche più avanti, perché magari mi sono persa qualcosa. La musica è meravigliosa, ragazzi, continuerò a dirlo. Allora, ah, possiamo aprirlo qua il cancello? L'avevo notato prima. Tac. Non potevi spingerlo semplicemente con le mani? No. Meglio aspettare che faccia buio, quando i ragazzi si saranno travestiti. Ovviamente. Ah, aspettare è vero senza parola. Ok, braccia conserte davanti al cancello, aspettando ore. D'accordo. Via libera. Perfetto, va bene. Ok, dirò di sì. Wow, un party all'americana. Sì, oh mio Dio, che fa qua questo tipo? What the fuck? Ah, si è aggiornata la mappa. Ah, ma siamo qui, che carino, che è questa faccina. Va bene, e allora, ci sono tante cose con cui possiamo interagire. Oh mio Dio, turbina. Mi sa che qualcuno avrà bisogno di un paio di lavoretti di ristrutturazione. E porca miseria. Sempre che sia ancora vivo. Come diavolo? C'è finita qua. No, vabbè. Come no? Lo so, è che allora che caspita ce lo mettono a fare le opzioni? Una cosa è certa, qualcuno l'ha usata in maniera sbagliata. Direi di sì, cavolo. Eppure l'aveva detto Edna. Niente mantello. No, vabbè ragazzi, niente mantello. Citazione all'incredibile. Incredibile, assolutamente. Allora, la cassetta della posta. Forse sarebbe il caso di ritirare la posta di tanto in tanto. Mazza, sta strabordando. Oh! Ho preso una lettera. Oh, Gesù, Giuseppe e Maria. Possiamo guardarla? Oh, ah, ok, sì. Ti amo. Perdonami, ma non riesco davvero a iniziare questa lettera diversamente da così. Sei tutto per me, lo sai, da sempre. Dal primo momento che ho incrociato il tuo sguardo. So che sarà così per sempre. Ed è per questo che non voglio passare una singola notte ancora senza saperci legati indissolubilmente l'uno all'altro. Sposami. Ammazza, oh, quanto amore. Possiamo prendere altro? La prossima altro? Potrebbe essere una bolletta. Ok, lasciamo perdere. In ogni caso la lettera l'abbiamo presa, ragazzi. E questo tizio. Non mi sarei davvero mai immaginato di vedere con i boxer a cuoricini. È meraviglioso. Vediamo, potrei cantargli una ninna nanna. Ninna nanna, ninna oh, questa birra chi la do? Canta ancora? No, dire felici sogni alcolici. Felici sogni alcolici, stellina. Ciao, allora, possiamo interagire pure con la lapide sulla quale c'è scritta totally fake grave. Cioè, lapide totalmente falsa, c'era bisogno di scriverlo. Questa sì che è una decorazione da giardino, altro che nani. Assolutamente, direi, possiamo prenderla. Mai disturbare i morti. Ok, lasciamo perdere. Se mi detti il tuo epitaffio, al resto penso io. Ma dettati il tuo, scusa. Bisogna annoiarsi parecchio per volersi si spingere a tanto. È che le provo tutte, Skinny, non hai ancora capito. Possiamo interagire pure con i bicchieri. Allora, il degrado che si raggiunge a queste feste non ha davvero eguali. Hai totalmente. Potevano sprecarsi a metterli gente su un tavolino. Vabbè, figurati, sarà comodissimo lasciarli buttati lì. Ah, possiamo prenderli. Ah, ok, ok, possiamo prenderli tipo all'infinito. Che meraviglia, così totalmente a caso. Ok, ne prendiamo 10, facciamo un numero tondo, perfetto. Sono vuoti e non c'è alcol nelle vicinanze. Che peccato. Non rendermi le cose meno semplici di quanto non siano già. Ok. Il tempo dei telefoni senza fili dovrebbe essere passato da un pezzo, no? Sì, hai ragione. Allora, possiamo entrare pure nella casetta sull'albero, ma che figata. What? Questo non sarà mica Totoro, no? La sua sagoma mi sembra molto familiare a... Allora, aspetta. Possiamo interagire col dragone? Nella mitologia cinese il dragone è simbolo di equilibrio, sì, e saggezza. Specialmente se... Ma neppure un talismano di queste dimensioni sarebbe in grado di porre freno alla tua proverbiale stupidità. Oh! Ma la smetti di insultarmi? Scusa. Sharon, risuscita Krillin. No! Fai poco lo spiritoso. Meraviglioso, non credevo sapessi parlare. Non credevo che sapessi parlare. Sono un Otsuko Mogami, un oggetto centenario.
e pertanto ho ricevuto in dono un'anima. Chiarissimo. Uno Zuko cosa? Tu chiamami semplicemente okay, Zuko. Ok, Zuko è più semplice. Sei una specie di giostra karaoke o cosa? Visto c'è il microfono? Sei una specie di giostra karaoke o cosa? Sono un Carion, per la precisione. Ah. Tramandato di generazione in generazione nella famiglia imperiale cinese. Sì, a quanto sei, pare come tradizione non beh, è durata a lungo. Infatti. Beh, direi, quello alla tua destra è il primogenito dell'imperatore. Ah, wow. Potresti cantarmi qualcosa? Potresti cantarmi qualcosa? La sigla di Dragon Ball tipo? Un pezzo che potrebbe piacerti. Sentiamo. Non metto in dubbio le tue doti vocali, ma in realtà sono più un tipo da musica metal. Roba leggera, death insomma. Metal. Ah, ancora con più con questo leggera. Abbigliamento ti sembro forse adatto a cantarti un pezzo del genere. Che ne so, ci ho provato, dai, devo andare. Devo andare. Zai, Jien. Ciao, ciao, Zuko, ciao. Manifesto. C'è scritto torta di Capodanno. Da quando sai leggere il cinese? Non so cosa mi aspettassi, ma sono un po' deluso. Aspetta un attimo. Da quando so il cinese? Infatti! È meno male che te lo sei chiesto pure tu. Sei stato un bambino molto cattivo, per te niente torta di Capodanno. Ma... Credo sì. Che elementi di questo genere non abbiano altri fini se non prettamente okay, decorativi. Ok, io ci provo sempre, comunque, mio Dio, pugnale. Sarà opera di un sicario alle prime armi. Sicuramente possiamo con dei prenderlo. Seri problemi di vista. Possiamo prenderlo? È troppo in alto, non posso prenderlo. Porca vacca, ci deve essere pure qualcosa che possiamo fare. Parliamo con l'eremita. È la meditazione più strana che abbia mai visto. Si sta cucendo la barba, ragazzi, non so se ve ne siete accorti. Mi scusi. Signore. 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 Signore! Non vorrei importunarla, ma... Dannazione, vecchio, parlo con te! Il tuo non è un tono consono ad una disquisizione fra persone civili. Ha ragione, mi sono lasciato prendere. Sì. Ma io ti perdono. Oh, grazie, signore, grazie. Non credo di essere un po' vecchio per nascondersi su una casetta su un albero. Non pensa di essere un po' troppo vecchio per starsene in una casa su un albero? Benissimo. In verità dimoro qui da ormai 63 lunghissimi anni. Davvero? Oh, mi scusi, non ne avevo idea. Non averne vergogna, ragazzo. Io sì, certo, perdono. Certo, mi perdoni qualsiasi scempiaggine. Infatti non capisco questo suo continuo voler perdonare la non gente. Non capisco questa sua mania di dire io ti perdono. Deve essere una persona davvero di rara bontà. In vero no, ragazzi. Da infante mi trovai a figurare nelle vesti di sacerdote per una rappresentazione scolastica. Erano corse genti da tutti i paesi vicini per omaggiarci della loro presenza. Tutto andava per il meglio e sentivo forte l'orgoglio salire nel mio allora esile corpo coperto di tunica nera. Ma ahimè, durante l'atto terzo mi cadde addosso il confessionale e rimasi offeso alla testa. Lo sgomento assalì i presenti alla vista di quel piccolo sacerdote riverso a terra senza sensi. Restai appeso fra la vita e la morte per ben 2 giorni, salvo poi risvegliarmi. Da allora non riesco a fare a meno di proferire io ti perdono in continuazione. E infatti sto dicendo sì, molto interessante. C'era bisogno di raccontarci la tua vita, Dio santissimo. Come mai medita mentre sferruzza? Perché medita mentre sferruzza? La meditazione è un aspetto centrale della vita eremitica. Serve a sciogliere le tensioni della mente e a focalizzarsi sul proprio io. Ok. Ma se posso fare 2 cose insieme... Tutto di guadagnato, no? Beh, direi di sì, ma vabbè, la lascio alla sua vita. La lascio alla sua impegnatissima vita. La porta della mia dimora sarà sempre aperta per te. Anche grazie, perché non grazie, ha una porta. Grazie. Allora, quest'altro manifesto. Odio gli ideogrammi. Immagino sia la prima cosa che imparano a scrivere gli studenti di cinese. Probabilmente sì, possiamo prenderlo. Se ne trovo uno con scritto prendimi a calci, prometto che te lo regalo. Skinny, non è più divertente, non fa più ridere, direi. Allora, ci deve essere un modo per prendere quel pugnale, ragazzi. Vabbè, probabilmente ci dovremo tornare dopo, ragazzi. Direi di avvicinarci alla casa e vedere cosa c'è. Quindi per la festa era questa parte. Perché sei disperata, oh ragazzo? Oh mio Dio. Jack Skeletron. Oh! Se non sbaglio questa è della città incantata, forse. Se non sbaglio era il nome del film. Ok. Non sembra esattamente un tipo sveglio. Ma dai. Ehi, pulce, non mi fare arrabbiare o ti pesto e ti faccio piangere di essere nato.
Tendenze al bullismo e proprietà di linguaggio deficitaria. Esatto. Altro punto per Skinny. Non l'avrei potuto dire in maniera migliore. Cosa vuoi? Ammazza, perché sei così arrabbiato? Perché sei così arrabbiato? Sopra è chiuso e non possiamo fare zumpa zumpa con la mia ragazza biondina. Zumpa, sopra zumpa. Date le circostanze, mi presterò da interprete. Grazie. La camera al piano di sopra è chiusa, dunque io e la mia ragazza non possiamo appartarci per amoreggiare un po'. Chiarissimo. Il secondo sopra è ridondante. Certo. Come mai certo. La porta è chiusa? Quello stupido Johnny biondo sta con la morettina sciacquata. Quello stupido biondo di Johnny si è chiuso in camera con la morettina di facili costumi. Azzo. Deve essere piuttosto famosa da queste parti. Probabilmente sì. Brutta faccenda, già. Vabbè, sono arrivati prima di voi, scusa. Potresti aiutarmi? Ah, portare un armadio alla discarica. Ci potrebbe essere utile. Ascolta, visto che non puoi andare di sopra, perché non mi dai una mano a portare qui un armadio dalla discarica? Infatti. Vai alla diavola. Negazione piccata. Sì, questo l'avevo capito, scrivi. E se trovassi un modo per liberare la stanza? D'accordo. Perfetto. Mi vedo pressoché obbligato ad accettare. Okay. Ok, non muoverti di qua e non abusare di lei fino al mio ritorno. Non busso niente io. Ecco, bravo. Non bussare. Allora, meglio che vada. Meglio che vada adesso. Ciao, allora, è stato meraviglioso anche questo, ragazzi. Quindi non ci resta che liberare la stanza al piano di sopra per far sì che poi il muscolone rimbecillito ci aiuti a portare giù l'armadio. Ok. 28 giorni, 6 ore, 42 minuti, 12 secondi. No, ecco, ragazzi. Quando cioè, allora, aspettate. Questa di sicuro è un riferimento alla testa di cavallo del Padrino che io non ho guardato, ma è famosissima la scena. È in arrivo una tempesta. Dopodiché, ragazzi, c'è Frank da Donnie Darko e vabbè. C'è Morpheus da Matrix e c'è vabbè. Ci sono preservativi, amori palloncino e vabbè. Ma che altro? Dio santissimo. È pazzesco tutto questo, ragazzi. Qualcuno deve aver raggiunto dei livelli di delirio quantomeno pericolosi. Che si sono buttati giù dalle scale con la sedia a rotelle, oh mio perché Dio. Perché mi è capitato un giocatore così idiota? Guarda che te sento, Per fortuna le mie gambe funzionano ancora. Lo so, ma le provo tutte. Sono un po' accorto. Ok, niente. Allora, qua c'è... Madonna! Birrona! Oh, birrozza? Sono qui. Birra! Birra! Serve sapere altro? No, non serve sapere non altro. Non posso andarmene in giro con un barile di birra sulla schiena. Aspettate, i bicchieri vuoti. Sì, che me ne faccio? Aspetta, 28 giorni della 6 ore, birra. 42 minuti, 12 secondi. Io direi che ne riempirò almeno la metà, ragazzi. Ecco, non si può mai sapere quando può servire un bel bicchiere di birra ghiacciato. Ok. Ecco fatto. Allora, prima di andare in cucina. Sì, Frank, sì. Possiamo parlare con lui, ragazzi? Oddio. È inquietante. Non ho un aspetto esattamente assicurante. No, per niente, ma hai mai visto Donnie Darko tu? Per caso cercavi me? Scusa, mi stavi chiamando? Sei tizio? Veramente no. Mi chiamo Skinny. Mi avevano detto che questo tipo era un po' schizzato, ma ora ne ho avuto abbastanza. In che senso? Per quale motivo indossi quello stupido costume da coniglio? Perché indossi quello stupido costume da coniglio? Perché indossi quello stupido costume da coniglio? Veramente io... Ragazzi, sto gioco sta tre spanne sopra. Bella festa, ci non si trovi? Diverte un sacco qui intorno. Sì, sì. Io lo trovo di una noia mortale. Musica a tutto volume, gente che balla o si sbronza di birra. Molto originale, Sì, davvero, direi ci si vede che me con ne vado. Di Playboy? Ci si vede Lindsay Lohan. Va bene, non è che io posso dare qualcosa, no? Non lo so, ragazzi, è pazzesco. Morpheus! Deve avere proprio una brutta uveite. Oddio! 28 giorni, 6 ore. Vedo Bear! 12 secondi. Oddio, è quello di Daft Punk, ragazzi. Ecco, no, oggi è troppo pieno di troppe cose epiche. Mi chiamo Skinny. È stata una lunga attesa. Lunga ed estenuante. Immagino che non le sia sembrato vero trovare quel cartone allora. Vedi, tu hai passato gli ultimi anni a cercare me, ma io... È una vita. Sì, sì. Una vita intera che cerco te. Veramente ci siamo appena conosciuti. Non che abbia nulla in contrario. Tra l'altro, non credo sarebbe il mio tipo. È la tua ultima occasione.
Se rinunci, non ne avrai altre. Ringrazio, ho ricevuto l'offerta e vado avanti. Cosa ha avuto agli occhi? Che cosa le è successo agli occhi? Nulla. Indosso sempre i miei occhiali da sole. Perché fa figo. So perché sei qui, Skinny. So cosa stai facendo. Lo so perché a suo tempo ho cercato la stessa cosa. Hai cercato il mio armadio? Occhiali da sole con lenti a specchio. Senza montatura. Tiratura limitata. No, perché stai recitando la battuta di Trinity? La risposta è intorno a te, Skinny. Fanno dannatamente. Vedi l'opera detta. No, ragazzi, ora devo andare. Ora devo proprio andare. Scusa, ma che impazzisca anch'io. E se non mantengo io un po' di raziocinio, qui siamo fregati, vero? Sì, direi di sì. Vabbè, ragazzi, allora, quanto... No, di stagno e olio, ragazzi, ma... È in arrivo una tempesta. Quanto può essere epico tutto questo? Allora, non posso interagire con nessuno di questi, ragazzi. Posso interagire soltanto col DJ. Sbaglio o è l'alieno dato per disperso? Davvero, lui? Hai capito, il nonnino. Ah, mizzica. Complimenti, bella musica. Non credo che riesca a sentirmi. No, direi di no. Va bene, allora. Con loro non posso fare altro. Direi di dare uno sguardo alla cucina. Allora, qua c'è la moglie di Frankenstein, ragazzi. Qua ci sono i Ghostbusters, e ho detto tutto. Qua c'è un messicano, il gioco del logo. No, è come caspita della campana. Come caspita si chiama sto gioco? Non lo so. Allora, aspettate un secondo, che qua si può interagire con 3000 cose. Sposta. Oh mio Dio, fiammiferi. Tutto qui? Direi di prenderli. Sicuramente ci serviranno a qualcosa, ragazzi. Ok, fiammiferi li abbiamo presi. Gesù. Sono cose, oddio, inaspettate come queste che fanno improvvisamente guadagnare punti al cristianesimo. Certo, certo. Non avrei nulla di così importante da chiedergli da interromperlo. Ok, lasciamolo in pace. Del resto ho smesso di credere in lui un po' di tempo fa. Qua sopra non l'avevo visto. Olandese volante, no vabbè. Occhio al lampadario. Non vabbè, divertirti, raga, troppo lassù, vecchio ragazzaccio. Va bene, possiamo aprire il frigo. Ragazzi, i dettagli di questo gioco sono qualcosa di impressionante, no? Diciamocela tutta. Lo sapevi che gli uccelli non percepiscono il piccante? Piccolo, quindi? Momento Super Quark. Ah, ok, grazie. Riferimento al Tetris, a Super Quark, a Angry Birds, a robe voodoo, vermi, cuore pulsante, Game Boy, oddio, sarebbe quello tipo fossilizzato che funzionava ancora. Questo lo possiamo prendere, voi immaginato? Uccello è stato rosso. Fiondato dritto dritto in forno. Direi di sì. Alla fine sei stato tu a fare la fine del maialino in agrodolce. Niente da fare, ok. Game Boy. Un cimelio della storia videoludica, letteralmente. Esatto, possiamo prenderlo. Anche se la mia vita sociale non è più attiva come un tempo, okay, non è proprio il caso che me la giochi del tutto. Perfetto. Qualcosa mi dice che non funziona più. Ah, che strano, avrei detto e di sì. E che non è un problema di pile. Ah, ok, vedi, ci ha tenuto a precisare che le pile non ci servono. Voglio qui. Voglio sperare che non sia arrivato già così alla consegna. Probabilmente è qui tipo da 20 anni. Impiantarmi un mucchio di vermi nel corpo non è tra le idee più brillanti che tu abbia mai avuto. Ok. Non ho appetito, grazie. Va bene, niente da fare. C'è altro? Assenzio. Perché nessuna serata memorabile ha mai inizio con stavo mangiando un'insalata? Sicuramente no. Ah! L'abbiamo potuto prendere, ragazzi. Ok, non c'è altro. Sembrerebbe di no. Abbiamo preso pure una bella bottiglia a senso, ragazzi. Pazzesco. Ok, torniamo fuori. Tenta la fortuna, oh mio Dio. Dai che ne acchiappiamo uno. No, sembrerebbe di no. Ora ricordo perché odiavo giocare alle giostre. La canna da pesca è palesemente truccata. Sicuramente, perché piange, poverino? In realtà con quel costume sembra più il fattorino di un albergo. Infatti, ma perché piange? Ehi, ragazzino, tenta la sorte la giostra dei pesci meccanici. Ci ho già provato. Giocare è semplice. Devi riuscire a pescare un pesce qualsiasi fra quelli in vasca. Niente di più facile, no? Sì, niente di più facile, assolutamente. Posso parlare pure con i Ghostbusters, ragazzi. L'ultimo che ho visto così attaccato a una bottiglia era il padre di Ronald durante il cenone di Natale coi parenti. Sì. Quei capelli farebbero impallidire persino Moira Orfei. Altro riferimento a Moira Orfei. Avessi ancora delle ghiandole salivari, a questo punto avrei bisogno di un secchio. Sì, possiamo prenderlo. Non credo che quei due ne sarebbero particolarmente entusiasti. No, a quanto pare no, ragazzi. Qui
Quando vorrò mandare nello scompiglio l'intero vicinato, ci farò un pensierino. Ok. Per sua fortuna, l'alcol concilia il sonno. Mai svegliare un messicano dalla sua siesta. Mai. Eppure tu c'hai ragione. Ti ricordo che l'unica volta che ha proferito parola ha mandato a fuoco un intero laboratorio. Va ancora bene. Sicuro di volerle parlare? Sì, sicuramente, guarda, possiamo andare anche di qua. Ma guarda un po', abbiamo ospiti. Permettimi di darti il benvenuto nella mia piccola e tetra dimora. Per te, autore di questo videogioco, d'ora in avanti puoi contare sul mio odio incondizionato. Anche sul mio, anche sul mio! Piacere di conoscerti. Il piacere è tutto mio, credimi. No, me ne voglio andare! Fatemi andare via! Cioè, ragazzi, è una delle cose più inquietanti che io abbia mai potuto vedere. Allora, oggi abbiamo esplorato un sacco di robe, ragazzi, ed è stato veramente allucinante. Questa casa è gigantesca, si può esplorare tantissimo e abbiamo preso un sacco di oggetti che dovremo vedere bene come combinare, ragazzi, effettivamente. Cosa che faremo ovviamente la prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un budoscio a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!